Ciao a tutti, hello everyone, this is going to be another tutorial in two languages just to optimize the time. Ragazzi, sarà un tutorial nuovamente in inglese e in italiano per una questione di tempo, come vi ho già detto in un altro tutorial. Quindi vi farò vedere come fare questo occhio qua. Adesso cerco di avvicinarmi, così lo vedete bene. I'm going to just have this close up so you see exactly the look that I have created, and I'm going to repeat it in the other eye. I'll be using a lot of MAC pigments, also MAC glitter, this one. I'm going to be walking you through the products, quindi ragazzi vi farò vedere tutto, prodotti specificamente qua, tanti pigmenti della MAC, anche un po' di glitter, e quindi cominciamo subito il tutorial. Let's get started. We'll start by applying a MAC paint pot in Let's Skate all over the lid. Quindi cominceremo come base, diciamo come primer, con il paint pot Let's Skate della MAC. Utilizzerò il dito, I'll be using my finger to apply it all over the lid. Ha dei brillantini dorati e rosa, molto molto carini, ma è molto molto discreto anche. It does have a little bit of shimmer that is golden and pink. It's very very nice and discreet. Quindi il primo che andremo a utilizzare dei pigmenti della MAC sarà Naked. I'll first start by using the Naked pigment by MAC just in the inner corner. Con i pigmenti dovete pressarli bene, perché per avere l'aderenza alla pelle. I'm just saying we need to press a little bit the pigment so it really sticks to the skin. So that's Naked. Now we're gonna go all over the lid with Museum Bronze, which is a very very beautiful pigment. Adesso su tutta la palpebra mobile staremo andando a pressare Museum Bronze. È un bellissimo, bellissimo pigmento. Io li ho comprati con la collezione Nocturnals di questa collezione natalizia di MAC 2013. I'm not sure all of them are part of the permanent collection. I just got it at the MAC Holiday Collection 2013 for Christmas. I also did a video on it when I bought it. And it's a very very nice set of pigments and glitter. Quindi qua abbiamo finito la palpebra mobile. Adesso andremo a prelevare, cambio il pennellino, andremo a prelevare un bellissimo pigmento che si chiama Copper Sparkle. I'm just gonna go get Copper Sparkle and I'm gonna come back to the lid and just apply it right here. Get as many as you want. You need to pack the color on the lid. Little advice, if you can get a piece of tissue on to hold it on your face, on your cheeks, it avoids the fallouts to stick to the rest of the eyelid. I'm not doing it right now just because for the tutorial it's not practical. Stavo soltanto dicendo che se potete mettere un fazzolettino sul vostro viso, eviterete che i brillantini che cadano si appiccicano sul viso. Io non lo sto facendo perché per i tutorial non riesco a tenerlo in mano. Quindi adesso faremo un po' di blending. Ok. Right now we're gonna go with the Reflex Gold Glitter by MAC.
Questo è veramente bellissimo, è un glitter molto sottile della Mexica, ma reflects gold e praticamente è molto 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 delicato, non è un glitter grosso e che poi sul viso si veda tantissimo. E andiamo ad applicarlo qua. Vedrete anche sul video che non è una cosa così evidente. Però dà un po' di luce. Adesso andrò a utilizzare questa MAC Eyeshadow in Winterized, which was part of the Let's Skate Collection in 2011, if I'm not wrong. Questa è stata una di quelle Mineralize Eyeshadows molto belle della MAC che hanno fatto per una collezione di Natale, anche qui. Prendo un pennellino MAC Fix Plus. I'm gonna get my blending brush MAC Fix Plus just on the tip, quindi, and I'll tap it. Fate così per eliminare un po' di prodotto che ci sia su il vostro pennello e andrete a prelevare qua l'ombretto da poter costruire il colore. Potete usare comunque qualsiasi Mineralize Eyeshadow che abbia la tendenza al grigio, quindi non per forza dovete avere questa qua che si chiama Winterized. I'm just saying that not necessarily you need to get exactly this Mineralize Eyeshadow by MAC. You can get any that does have the tendency to become gray. This one is gray with a little bit of violet reflex, but they probably have something similar. Adesso andremo a mettere il nostro aqualiner, oppala, di Makeup Forever, che io ve l'ho già detto in un video, è fantastico. We're just gonna go finish up with our Makeup Forever eyeliner, which is a product I already made a video only on this because it's very, very good. Let's get the winged eyeliner right here. We just go towards the end of the eye and we go upwards. Sto soltanto dicendo per fare un po' quell'effetto dell'occhio che sale, di seguire la linea dell'occhio qui dove finisce e salire. Potete sempre dopo rifare, migliorare come volete. Adesso vengo l'effetto è praticamente rialza lo sguardo, just gives you a boost and it opens the eyes. It's a very nice effect. Qui ovviamente andrete a mettere il mascara, solo che io l'ho già fatto. I'm just saying, I already applied mascara just before I did the tutorial, so that's pretty much what I would do next. This is pretty much the finished look. I'm gonna do a little close up. Questo quindi è il look finale in cui vi ritroverete, è un po' più da serata, ovviamente, stiamo parlando di un glitter, di un po' di pigmenti, vedete che la parte copper è rimasta soltanto in mezzo. I'm just saying that the copper pigment is there's just a little tiny bit that you still see in the eyes, but that gives a nice like 3D, three colors effect. I hope you enjoyed it. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri tutorial. Oppala! Fatemi sapere, quindi, se volete altri tutorial, lasciate i commenti. Just leave the comments below if you like this tutorial. It's a little bit glamour. I also did the hair and the pink lips. By the way, this pink lip
is my Lady Danger lipstick by MAC, which my husband gave me for Christmas, which is really the same tone of orangey looking red that I also have on my top. Ragazzi, spero vi sia piaciuto, ragazzi e ragazze, io lo dico per tutti, lasciate i vostri commenti, vi lascio un bacione da Milano, many hugs and kisses from Milan, ciao ciao!